Filippo Marino, laboratorio di vita. Andrea aveva un laboratorio di Utah e il suo lavoro consisteva nell'intrecciarli e costituire una rete per le sedie di legno. Era affascinato da quest'arte, così come lui la chiamava, ed ogni mattina si alzava all'alba per iniziare a dare forma a quei canovacci. Soleva dire che la vita è una trama di fili intrecciati, che si articolano fino a creare una struttura solida. Pensava spesso alle api, col loro travaglio, e tutto questo lo accendeva di fantasia. E poi le strade, le autostrade, e così componeva quelle geometrie che però si assomigliavano tutte, e questo lo limitava. Il suo pensiero andava spesso al fluire imprevedibile delle rondine nel cielo o al galoppo armonioso dei cavalli nelle campagne, e il suo lavoro gli sembrava allora imbrigliato da quelle geometrie che si ripetevano uguali. Amava il color miele della materia che trattava e, nonostante i voli pindarici, ne era innamorato ed ogni mattina si accostava a comporre le sue reti con molto interesse. Giovanna Maranini, L'amore che resta. Un pomeriggio, durante un colloquio insolitamente, trattiene la moglie nella stanza. Lei seduta sul suo letto ed io, poco distante su una poltroncina, ascoltiamo una storia che somiglia molto a una confessione. E vivo grazie a una famiglia che durante la guerra lo ha aiutato. Ha fatto il militare al nord, lì era solo, giovane, e la guerra era veramente spaventosa. Nel periodo in cui l'Italia è rimasta divisa in due, dopo l'armistizio, il signor Giuseppe ricorda di aver vissuto il periodo più difficile della sua vita. Giovane, in una città che conosceva come soldato, e che viveva un momento di particolare crudezza e pericolosità, incontra una giovane che lo accoglie nella sua famiglia, dandogli il calore che solo una famiglia può dare. Tra lui e la ragazza nasce l'amore. Vivono come marito e moglie per un po', fino a quando l'esercito non lo richiama oltre i confini e deve abbandonare tutto immediatamente, senza la possibilità di spiegare. Dopo più di un anno ritorna a casa, dalla sua famiglia di origine. La durezza della guerra piano piano inizia a eclissarsi nello sfondo per far posto alla vita, al lavoro, all'amore. Ma sempre è presente il ricordo di quella famiglia ed è quel suo primo intenso sentimento per una giovane ragazza che era stata sua completamente e gli aveva regalato, in quel momento di buio, la gioia di vivere. Segretamente ritorna a cercarla, vuole sapere se è felice, se quello che c'è stato fra di loro ha avuto conseguenze, se può vivere liberamente la propria vita senza colpa. Lei si è sposata, ha un figlio, è felice. Ed anche lui è felice, per lei, per lui. Aveva bisogno di chiudere per potersi aprire al nuovo, godere il bene che la sua vita ora gli regalava. Chiede alla moglie se lo perdona lei ora. Lei, commossa e felice, sapeva di aver sposato un uomo per bene, ma ora pensa che quell'uomo sia veramente speciale. Mi stupisce quest'uomo sensibile, con gli occhi umidi, che chiede perdono per le sue debolezze e per le colpe della guerra che lo hanno obbligato a comportarsi come non avrebbe voluto. La sua natura dolce, il suo senso di responsabilità mi commuovono e mi fanno conoscere aspetti di un'umanità che forse sono insospettabili. Giacomo Coniglione, Nel mare della vita,
Ritorno da un luogo dove il tempo non è più il mio tempo. Io sono felice, anche se so di essere malata. Sono felice anche se non so quanto tempo mi resta da vivere. Sono felice di avere un marito che mi accudisce. Sono felice di avere accanto le mie figlie, i miei parenti e tanti amici. E sono felice quando sono sola. Sono felice se fa caldo e sono felice se c'è freddo. Sono felice quando mi vedo negli occhi delle mie figlie. Sono felice anche se mi addoloro per loro. Sono felice perché ho ancora i genitori. Sono felice anche se sono malati. Sono felice nella gioia e nella tristezza, a prescindere dalle cose, dalle persone, dal tempo. Amo la vita, ma non perché la mia vita è più facile di quella degli altri. Il fatto che io sia felice o no non dipende da nessuno, ma da me. Io sono la sola dalla quale dipende la mia felicità. Qual è il significato della vita e di quella di ogni creatura? Da sempre ci interroghiamo. Voglio capire chi sono e dare un significato a tutto quello che faccio. Se vivo ci sarà pure una ragione. Ci tormentiamo l'anima per dare un senso alla vita, per individuare un traguardo, e alla fine lo troviamo nascosto dentro di noi, nella nostra comune esperienza dell'immaginario e della realtà. Il senso della vita per me sta nelle emozioni, nella gioia, nella sofferenza, nelle passioni, nel cercare di vivere in pace e armonia con tutte le persone con cui vengo a contatto, a prescindere dalla loro fede e provenienza. Se accettiamo la natura umana e ci rendiamo conto di essere una parte dell'universo, capiremo che non è possibile controllare nulla. Solo allora troveremo le risposte e un senso in ogni azione, in ogni istante della nostra vita. Il dolore nel frattempo è passato e io sono felice. Oggi è proprio una bella giornata. Luigia Anzalone, La forza della fragilità. Conservato fra i tanti libri allegnati in ordine di altezza e profondità della mia libreria, si trova il primo libro regalo, Il gabbiano Jonathan Livingstone. Mi fu regalato dalla mia ultima logopedista, sicuramente la migliore. Fu l'unica a capirmi veramente, l'unica a sapere quale atteggiamento e comportamento utilizzare con me e con la mia balbuzia. L'inizio per cominciare a immergermi nella lettura, per apprendere da essa più vocaboli e non fare errori grammaticali che avrebbero alimentato le insicurezze. L'inizio di un amore per la lettura, per scorgere un mondo di riflessione, di intimità, di viaggio con la fantasia e l'immaginazione. L'inizio per un viaggio che avrei esplorato da sola e che sarebbe stato difficile e faticoso. L'inizio per un nuovo inizio. Non lessi subito il libro. La lettura non faceva parte della mia vita, neanche la curiosità di sapere cosa potevano raccontarmi quelle pagine. Trascorso qualche anno, lo lessi tutto d'un fiato. Ultimamente l'ho riletto ed ebbi l'opportunità di cogliere i messaggi che voleva comunicarmi con tanto affetto la mia amica del linguaggio. La sfida è il coraggio di lottare, l'amore per una passione, per un sogno da realizzare, sfidando il mondo con le sue convenzioni, con i suoi pregiudizi, attraverso una ricerca costante di te stesso, senza dare eccessiva importanza al giudizio dell'altro. Ancora oggi, questo è il mio libro, ed è il libro che forse oggi mi rappresenta di più. Io, come il gabbiano Jonathan Livingstone, in volo verso la ricerca costante di me stessa, che mi conduce alla vera libertà. A una libertà che mi permette di esserci nel mondo.